Mi avevi detto che avresti sistemato tutto. E invece... Purtroppo lui ha eliminato una delle mie talpe. E quindi il piano ha avuto qualche intoppo. E me lo dici solo adesso. E pensare che stavamo per vincere. E loro erano anche in 10. Ma poi... Maledetto Emir. Ha più culo di acciughina. E ora c'è anche la sfida di coppa. È tutto così agghiacciante. Purtroppo l'ho sottovalutato. Lo ammetto. Ma sarà un errore che non commetterò più. Abbiamo bisogno di aiuto. E forse io so chi chiamare. Gente che come noi ode il bel calcio alla Emir Terry. Ok, ok. Ma io ora che faccio per la coppa? La Fiorentina è in formissima. A quello ci ho pensato io. Nel frattempo dovrò sparire per un po' e cercare alleati. Tu pensa a Mr. Terry, come puoi. Salve a tutti amici e ben trovati, sono i vostri Mr. Terry, eccoci qui per un episodio di FIFA di FC25, la moda natura con Mr. Terry e la sua Fiorentina. Veniamo da due vittorie importanti, una contro il Napoli e un'altra contro il Monza, e oggi siamo pronti a finire l'anno, il mese di gennaio, con tutte le partite, tra cui la partita di Napoli, un rematch per queste due squadre, e poi altre due partite di campionato che dovrebbero essere Torino e Lazio. Abbiamo fatto anche uno scorso episodio solo partite per cercare di dedicarci un po' al mercato, e così abbiamo sistemato un po' la squadra per essere pronta per questa finale di stagione, visto che dopo gennaio non fa più acquisti, e quindi che abbiamo fatto? Abbiamo preso gli ultimi colpi per puntellare la rosa. Ora siamo pronti a affrontare il Napoli di Antonio Conte, vediamo che succederà. Ma prima di iniziare vi ricordo sempre di lasciare like, commentare e condividere, supportare se il canale. Vi ricordo anche la possibilità di seguirmi su vari social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così per stare di più sul mio lavoro. O devi altri contenuti ultimi miei offerti e partecipare attivi del canale community tra sondaggi, richieste e discussioni. In ultimo ricordo anche la possibilità di abbonarvi al canale di YouTube, parlare maggio pan, sovettir e vantaggi, tra cui badge ed emoji, video che potete anteprima, ma anche se dedicate agli abbonati e quant'altro. C'è anche la possibilità di abbonarsi per Twitch con Twitch Prime, quindi non seguirmi e dopo il supporto di lavoro. Ultimissima cosa, in descrizione c'è il mio link di affiliazione di Instant Gaming, quindi un modo per supportare il canale. Ma ragazzi, siamo tutti oggi, quindi bando alle ciance e che il nostro viaggio è all'inizio. Siamo qui, frente a Napoli, abbiamo qui i nostri migliori giocatori, fra cui Ken e Colpani. La vittoria del mondo è stata anche importante grazie a loro. E attenzione, la Fiorentina ha provato a ingaggiare Bella Coccia, ma è stata respinta. È vero, infatti ha provato a prendere Bella Coccia come giocatore al posto di Davis, che dopo i vari acquisti in difesa ha visto un po' che era, diciamo, può fare un altro colpo, ma togliendo Davis che era un pochino di troppo, non mi ce l'ho bene col giocatore, la squadra non riuscì a lui anche in tre ragazze, e quindi ho pensato di cambiarla, purtroppo non è stato possibile. Ma ecco i colpi che abbiamo fatto in questo mese. Abbiamo preso Junsen e Kubarsi in prestito con il riscatto, così come anche Zeroli, che sono giocatori molto giovani, utili per farli crescere, anche a pigliarli a poco prezzo. Anzi, Kubarsi mi sembra di averlo proprio acquistato, ma solo 4 milioni per un giocatore che è 73 a 19 anni, mi sembra un ottimo acquisto. Poi entra Julsen e Rodriguez e Zeroli sono in prestito con il riscatto. Ha preso anche Rodriguez a parametro 0 e penso di prendere un altro giocatore mettere in attacco, ma alla fine dico che va più che bene così. La squadra è nota essendo lunga, quindi sono contento. Ah, e un altro colpo che non vi ho detto, Doig è preso da Sassuolo per 5 milioni, se non ricordo male, quindi ho preso solo 10 milioni questo mese per avere 5 giocatori giovani da far crescere, e vediamo un po' cosa ci porteranno. Ma ragazzi, richiamoci a questo Inter Napoli, scontro con Antonio Conte, il migliore del mondo che ci odia. Questo è il suo 4-3-3, stavolta non c'è Lukaku, perché il suo strategio se non ha giocato, chissà se ci sarà oggi. Però aspettiamoci sorprese da questo Napoli, sicuramente. C'è anche l'allenamento pre-partita, un classico che ormai richiama al scenario offensivi, ok. E mo, a tutto questo, cosa c'è? No mail? Se Kim Zero ha accettato le tre spese da noi, sì, cosa sapevamo. Ma adesso ragazzi, andiamo alla partita. Andiamo a Fiorentina, poi un colpo in casa e vediamo se la Fiorentina di oggi sarà grazie un partito facile oppure sarà molto più sofferto come è stata la partita precedente con il Napoli. Sono qualche giocatore diverso, io mi porterei così quasi Zeroli,
Mi portiamo il cubarsi per vederlo un po' se ci sta possibilità di posizione di Malagon. E sotto lo vedo stanco. E qui ci portiamo Huerta. E viene anche numero 76. Non si Tommy Fallon, eccolo qui. Il fratello del showman americano. Ma ragazzi, questa è la nostra squadra. I titolari sono sempre loro. Spero che Martinez quarta oggi non ci faccia scherzi. E che non faccia qualche altro colpo di testa. Ma adesso ci richiama la partita. Io sparisco come sempre. E vi lascio. Riflettori puntati su questo giocatore. Tre gol nelle ultime tre gare. E dietro la vista. Manca poco al calcio d'inizio. Non cambiate canale. Riflettori puntati su Firenze, la città culla del Rinascimento, ma anche di grande tradizione calcistica. Un saluto da Piero Gipardo e Lele Adani, che vi accompagnerà in questa telecronaca. Match di Coppa Nazionale, in palio la qualificazione al turno successivo. Ed eccoci qui, che ai sedicesimi, metà di osso, ai quarti, ai ottavi, le sfide di Coppa hanno sempre un fascino particolare, chiaro, bene. Sappiamo. E c'è qui una pistola della penna, Napoli, Cash. Un match difficile e noi, l'obiettivo è raggiungere qua, ai ottavi, domani, l'aspettativa di poter rispettare questa richiesta. Davvero che già in Napoli si stimone che una cosa parte che ti ha fatto soffrire, ossia Simeone, Kvaratskhelia, poi ci sta anche Politano, Zambo, chissà, un vero muro lì a centrocampo. Vediamo un po' se oggi la Fiorentina ha lasciato una piccola facile o troverà la sconfitta. Qui lo schermo dei saluti da giocatori e arbitri. Lei che abbraccia tutti con affetto, lei che è un signore, veramente è andato con una dopo. Tutto è stato tanto caprile, sembra essere stato conosciuto. Schiaffinché in faccia, qua vedo del rispetto ai giocatori. Ma hanno visto rispetto tra i allenatori che sono anche quasi venuti a l'undici titolare con cui scende in campo la Fiorentina. Dodò 4-3-3 classico, il loro modulo di partenza con i due esterni offensivi che ovviamente dovrebbero dare una mano Cordova anche in fase di ripiegamento. Anzi, ma sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di possesso, così non lasciano il centrocampo troppo scoperto. Ragazzi, difficile fare da scuola con questa. Ecco l'11 titolare del Napoli per questo match. Sono sotto Napoli con solo Cash al posto di due ali a supporto della punta centrale. Giocano a specchio, sembra, le due squadre quest'oggi. La differenza la faranno i singoli, Pier. Io mi aspetto una bella sfida a distanza tra gli esterni offensivi, le sovrapposizioni, i tagli potrebbero creare più di qualche imbarazzo. Ci dia qualcosa in più. Ma adesso ragazzi, incominciamo. Fiorentina Napoli, battiamo noi, molto bene. Guarda che si usa così dall'alto. Bellissimo. E let's go. Pallone per la Fiorentina per questo inizio del match. Sta ancora lì, ma ancora Fiorentina con York, con Iconè. Iconè con un tiro, il tiro! 1-0! E c'è il gol di York Iconè, capite che fa una mezza papera, tiro sul primo palo. Sembrava abbastanza semplice, ma forse la botta tremenda. E qui York che festeggia, mamma mia. Che giocatore Iconè. Non ho sentito tanto quest'anno, ma quando mette lui ci bisogna palla che è terminata in rete nonostante il tentativo disperato del portiere, la toccata subito, ma non quel tanto che bastava per togliere la porta. Porta molto aggressiva, e York Iconè con destro micidiale, capire che non ce l'ha fatta nel pallone, una botta tremenda, ma è lui che ma non c'entra niente. Cannonata di York Iconè. Senti il vantaggio 1-0, però ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Simeone, azione che viene interrotta. Sì, Simeone, va entrare in area. Il pallonetto, non ci posso credere, ragazzi. Subito il gol, insomma, ancora molti Napoli ci prende dopo il primo gol. Questa è una brutta cosa. Napoli è scuola offensiva. Qui vediamo un po' di fortuna per Simeone che batte Ranieri con i rimpalli. Un po' di fortuna per lui. E poi componente facile facile, super portiere. 1-1. E ora occhio, Napoli che può occhio. Avanzare col pallone. Giovanni Simeone. Ancora Simeone che si marca tutto e fa il gol. Non ci posso credere, doppietta in pochi minuti. Giovanni Simeone che non riesce a marcarlo, sempre in mezzo tra le linee. E dovrebbe esserci un raddoppio, ma non l'hanno fatto bene da doppio. Non va bene, 2-1. E poi solo che non è di campionato, ma è una partita rimasto diretta e perdere questo vuol dire proprio essere eliminato. Andò qui però come entra in area, ecco a me, fissiamo qua a me, sempre la forza lui di il nostro bomber secondario, ma che fa il suo sempre. Guarda che gol, che non sono vedute tre, dove è Iconè? Vedo tutte e quattro gli attaccanti.
Questa è un'azione qui con Gundogan, perfetto di Mbeka, come in aria, con un pallonetto, una palombella leggera, e poi come continua a mezz'aria. Fa un grandissimo gol, quasi si è sobbriciata. Qui capita un po' nulla. 2-2, meno male che la Fiorentina attacca, c'è la festa, invece non c'è tanto. Match, questo è un po' dispiace, speriamo per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Ma secondo me soffriamo tantissimo, eccoli. Va dentro qua Raschelia, Ranieri. Recuperano bene Bravissimo. Il pallone, situazione che era interessante. Allora che perdono la palla, no? Ce l'ha fatta loro a noi. Vabbè, finisce il primo tempo. 2-2. Arriva il fischio dell'arbitro, si chiude la prima frazione. Non siamo in 10, questo è buono, però questo Napoli davvero non è spina fianco. Ha fatto veramente ciò che ha voluto nella prima parte del match. Manca Lukaku, ma c'è un Giovane Simeone che è informissima. E non so se fate del campo, perché vedo un corner che è un poco spento, non vedo bello acceso. Ma però non so chi mettere. Forse è bel cazzo lì. Può bene che era stanco, l'ho lasciato in panchina. Sono tanti secondi in mondo. Comunque riattiamo con gli stessi e poi vediamo di fare dei cambi. Si gioca dunque, ecco, ripresa che ha avuto inizio, vedremo sulla delle due squadre. Palla che filtra, attenzione. Attenzione, cerca Kwame! Sei più forte di te! Grande Christian Kwame, il nostro numero 99 segna. Bellissima azione qui, Cord stavolta fa una grande invenzione, serve Iconè prima che, dopo che torna fuori gioco. È scattato sul filo del fuori gioco, cerca Iconè, forse un po' rischioso sul passaggio un po' lento, ma non ha avuto problemi a battere il portiere da quella distanza così ravvicinata. Grandissimo tiro sul primo palo, per spedirla fuori da quella posizione. Nulla. E Iconè segna una doppietta e stiamo ragazzi sul 3-2. Questo è un'ultima cosa che si univa agli spalli, che succede? Quindi, poi metto però Parisi, che è un po' più fisico e Cagliari ha fatto una... Spero che non faccia cavate lui Parisi, ma per... cambio, occhio d'orino di troppo, forse è andato importante. Quattro cambi per il Trentino, nasce un'unità di emergenza. Butta via. C'è il gol. E c'è il pareggio del Napoli. E c'è il gol della Napoli con Zambanghissà. Forse fare i cambi, piede calcio è un errore, dicono. In realtà. Guarda contro come esulta. Guarda come esulta il maledetto. Ci dica pure col dito. Avete visto? Ma c'è rabbia nei nostri confronti. Bella sala della camera. Non è che poi cambia, ma qui 32 chi è? Cataldi. Cataldi non è fisico come Anghissà, diciamo, però non può fare questi errori. Non può fare questi errori. Ragazzi, 3-3, partita difficilissima. La mossa i cambi di mista come Zeroli, posso dare in bria questa squadra. Chi lo sa? Qua a me. Guarda Ken. Guarda Ken. Guarda Mose Ken che la mette lì. E il pallone finisce in rete. Pazzesca, dopo il vantaggio a poco dal 90esimo. Magnifico Guerrero. Non finisce di stupirci. Non ci credo. Pier, hanno tirato fuori dal cilindro un gol che potrebbe dar loro la vittoria quando calma, nessuno ormai calma, ci credeva calma, più. Possiamo... Questo replay del gol. Guarda l'Iconema, visto forse un po' spazio sul bene. Credevo che avrebbe provato da girarlo. Evidentemente non se l'è sentita. Ha ripiegato la vecchia, ma pur sempre valida botta potente. 4-3, Fiorentina bellissima. Offensivamente, ma sempre combattuta da tutta la partita. Forza, ragazzi. Dai, così. Dai, così. Quante emozioni, soprattutto quanti gol. Punteggio sul 4-3. No, occhio alla ripartenza. No, Ranieri, espulsione sicuro. Qui potrebbe anche arrivare il rosso. Questo è il rosso. Arriva dai, il rosso. Non è da ultimo gol. Gol. Questa è l'interpretazione dell'arbitro. Un po' di tanto. Non c'erano molti dubbi, Pier. Era sfuggito la marcatura all'arbitro. Ma non può nulla. Due te col Napoli, due espulsioni. Non mi vanno anche i cambi, forse, no? No, c'è una sostituzione. Quindi... Iconè è più stanco, mettiamo Beltran a destra, a destra, e come contropunto fatto con l'andata, facciamo 4-2-3 e proviamo come se buttarlo nella mischia, non sarà sempre. Un'altra scelta che affossarlo per impedirgli di ritrovarsi soprattutto col portiere, non doveva fare. Ci può stare, ma come non ci potrebbe stare? Se tu fai un calcio di momento e hai il bidone al posto del cuore, non è colpa certo nostra, eh. Allontana solo per un attimo. Va bene i fruttini, va per favore. Comunque dai. Testa bassa. Palla per Sané. Poi c'è messo Giampaolo. Ascia. Voilà. Non è solo qui. Attenzione Sané, anche lui. Posso in riverito. Attenzione.
match che torna in parità. Sosone è stato il giocatore che ci ha rotto un po' la difesa, velocissimo. Non l'abbiamo letto. Immaginavo che lui doveva fare gol. 4-4 adesso viene prima di complementare, se si va in piedi, il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata del Napoli, fa apprezzare però molto male del difensore. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura, dai, ha trovato ragazzi, tempo e spazio per battere la rete. Io ho fiducia in voi. Gara che andrà avanti per altri. Vado a Parisi ora? No. Occhio al pallone interessante. Si torna anche libero a giocare. Fermo sul bravissimo Zeroli. Vado da Ken. Vado da Ken ancora una volta. L'alza per mezzo alle spalle. No, Capila ha parato stavolta. Iniziativa sventata dal portiere. Potrebbe essere il gol che credo bene per supplementare. Risultato che rimane in parità. Secondo, anche 15 minuti di sofferenza per questa Fiorentina. Una volta parlare insieme ragazzi, ma è una cosa difficile, questo è anche in bici, ancora più difficile. Non devo colpa neri quando devo dare colpa a qualche squadra, sono cose che succedono. Secondo tempo supplementare. No, fuori gioco di Ken. Rimane fuori di rigore. O forse segno loro prima. Forse segno loro prima. Miragli, resisti. Vai capitano. Grandissimo capitano. Ancora lì capitano. E vabbè però allora, l'arbitro. Oh, centro di pesimo. Mette giù bene il pallone, arbitro, possibilità. Non lo so. Oh, attenzione, c'è perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. 124esimo arbitro, ma è normale, voglio battere fischi. Ma dai, arbitro. Arbitro maledetto, mortacci tua. Guardate come subito puoi capire, è falso. Questo è un argone, è uno scandalo. Dai, c'è 30 volte così, apre che non fischia. C'è sul calcio, c'è da messo. Ha difeso bene la palla lateralissimo, proprio vicino al calcio d'angolo. E ancora sono pericoloso, puoi dirmi, dai. Oh, qui tu un fischia. Tempo scaduto con Napoli che si qualifica al prossimo turno. Hanno dovuto sudare più del previsto, Pierre. È scandaloso, ragazzi. Io è vergognoso, è scandaloso. L'extra time non sicuramente canale. Io è vergognoso, è scandaloso. Non mi riesco un arbitraggio così agghiacciante. E qua Napoli che festeggia. Vediamo, meritava. Abbiamo perduto col Cremonese, Monza lo sta con Mantua e lo Spezia perderemo solo con Bologna. La ringraziamo per aver accettato di parlare ai nostri microfoni. Mandragora non so, ha fatto molto bene l'ettore questa sconfitta, ma se è stato un gol che aveva poi bagnato, scusate, ha fatto un gol ma è vero, è proprio bagnato, sì, non ha fatto granché andando a partire, ma se la tira con Battista c'è campo e il gioco è stato più sulla prima, ma perché lì si spinge di più di solito, ma io non lo so. Tempamente è una piaga per metterci un po' di rumore. Grazie di nuovo per aver risposto. Ma oh, che sofferenza partita. Peccato. Peccato. Mettavo di più sicuramente. A parer mio. Pong c'è stato espulso. Non Ranieri. Ranieri è uscito. Pong c'è stato espulso. Grande arbitro. Arbitro maledetto. Mortacci. Mamma mia, che brutto Nesta qui. Non è il Nesta questo. Questo è. Sì, mio protagonista. Quanti rimpalli ha vinto, Dio lo sa. Comunque, ragazzi, non ho fatto lamento, andiamo alle prossime partite. Non so andare avanti. La copia però è sparita, peccato. Avendo fatto, andiamo alle prossime partite. Però questa partita contro il Napoli mi è sembrata qualcosa che non andasse, ragazzi. Io ripeto, c'è cosa che non c'è. Un'altra volta espulsione di difensore, stavolta un po' meno eclatante questa espulsione rispetto all'altra, sinceramente. Va bene, rullo per Costa, che diventerà allora da 58. Passa a 58. Confermiamo. Fate ancora box to box se ti piace tanto. So che ti piace tanto. Andiamo a conoscere il nostro maestrale, il Torino, che ha un 5-3-2. Duan Zapata con Adli, che non è quella del Milan. Cioè, sono qua con un bel giocatore, Schulz. Con Caramoa, una bella squadra. C'è Adams pure. No, c'è Adams. C'è Adams. C-H-E. Ma quanto... curioso. Comunque, Fiorentina Torino, noi siamo sempre primi, non quello che siamo a 4 punti sulla Lombardia che ha già giocato. 4 punti su Lombardia, Juventus e ben 8 sul Milan che ha giocato, anche Bergamo Calcio. Attenzione, Roma dovrebbe essere avvicinarsi un poco, ma potremmo lungare parecchio sulle seconde. Not so bad. Però stasera ti giocherà le seconde linee con qualche cambio magari. Ok, ho messo Ranieri al posto di Junse, che
bello giocare quasi in campo a Junza per entrare dopo. Abbiamo messo il buon Gunso che non può mancare lui, cioè lui non deve mancare. Poi gli altri, un po' di riposo per Kwame, per Iconè, Mandrago. Direi che secondo me dopo una tira molto dura contro il Napoli è un po' di sfortuna per i nostri. Ma ragazzi, altro giorno, altra partita, Fiorentina-Monza. Ha tirato su di sé grandi attenzioni in questi giorni. È l'osservato numero uno, il miglior attaccante del campionato. I tifosi si attendono molti altri gol da lui. Riflettori puntati su Firenze, la città culla del Rinascimento, ma anche di grande tradizione calcistica. Colpo che mi sento di promuovere a pieni voti. La palla di Gunzo per Sottile. E proprio il tiro, il primo gol. E la sbloccano. È arrivato il primo gol del match. Sottile. Rete che cambia l'inerzia della partita. E ora? E quando cercheranno di fare ragazzo, un altro o fanno difese contropiede? Siamo un po' un fest di palla di costante. Infatti ecco di il gol palla, da un'altra angolazione. Ha vinto il duello con il difensore, ha spezzato un po' portiere. Ma non tanto abbastanza da fermare il passaggio che arriva al nostro esterno. Poi il gran tiro di destra, lui, il nostro caro Vani, non può nulla. Mico e Savic. E primo gol della Fiorentina di Casotti, 1-0. Vediamo se oggi ci sono resisto, sono ripresa anche oggi con la sera dopo un po' di ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Duvan Zapata, possono trovare il gol del pari, attenzione, ha trovato il gol, è tutto parità, inizia di mezzo, esce, ma esce spettacolare, ma esce un po' male. E va proprio il pallone, vuole vincere, ma ecco che ci viene riproposto, basso. Dai gol. Qui, dopo spazio il primo palo, quello che esce ma non dà corpo alla sfuggita lì e dà la certa per spazio. Ottimo da Zeroli per Gudunson che prova il tiro, il 2-1. La rete si riporta avanti grazie a questo gol. Sempre lui, sempre sta cosa, tutto lo fare non so perché. Rivediamo il gol da un'altra angolatura, un concentrato di rapidità, opportunismo, bravo, senso della posizione. Bravo, a non dare subito, aspetta un momento giusto per servire il compagno, lascia che il numero contro uno, semplice per lui. Non dico solo è l'uomo, Adli. Grazie, lo spazio per tirare. Duvan Zapata. Ricci. Ok, primo tempo duro fischia per noi. Il primo tempo che va dunque in attivo. Difensivo che non si sembra che questo sia stato un po' duro a giocare in difesa. Cioè, veramente, molti errorini che non mi piacciono. Ed è un po' stanco, lascia ancora il dito, ma non c'è tre doiche. Però anche lui è vedere se riesce a tenere un po' di... Primo possesso della ripresa, vedremo la tira deviazione. Sono benedici. Prova ad allungare il punteggio con questo tiro dalla bandierina. La palla per Colpane che era solo. Come si? Pericolo scappato con questo pallone. E non ci può essere. C'è la rete. Ma che gol bellissimo al volo. Straordinario. Che gol ha fatto Colpane? Neanche arrivato. Neanche arrivato. Seconda partita. Prima di dolare ci fa il gol della vita. Una volea incredibile. Guarda. Di cosa stiamo parlando? Da qui come si coglie perfettamente. Boom. La piazza lì. Un bel incrociare. Dici un po' nulla. Perfetto. Non è perfetto di Kubalsi. Sto facendo buona. Si vede sulla lentina dei piedini che c'ha. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. 3-1. Abbiamo chiuso. Occhio che c'hanno sempre loro. Ricci. Il loro. Hanno sempre il loro. Cerca tesoro. Il sostegno dei compagni. Blasic. E c'è il gol che riapre improvvisamente il match in questo sempre. Finale. Sempre non si vattiamo su. 3-2, partita molto spettacolare. Cacà, molto spettacolare. Ricci, partono in campo. Minimo, minimo proprio. Però pure questo. Donna buona, bravissimo. Buona. No. Doig, tu. Ad ancora un'occasione per rimettere a posto le cose. Devono sfruttare questo possesso. Manca poco. No. Retropassaggio. Non c'è più tempo, mamma con l'arbitro che manda le spalle sotto la doccia, vince la Fiorentina, la grande festa viola. Vittoria di misura ottenuta davanti al proprio bella pubblico vittoria, che conferma l'ottimo sofferta. Rendimento casalingo di questa squadra. Il migliore del campo. Sto un po' perdendo di lucidità, penso. C'è una grande vittoria e non male avere un po' di un piccolo calo. Ma più che altro difensivamente che facciamo un errore. La ringraziamo per aver movimento. Accettato di parlare ai nostri microfoni. Non so, come ci avremmo stare il caffè, ce ne cagavo. Immarcabile. Guarda, ha fatto qualche numeretto che raga non so Jimmy Fallon non su a fa Barzi, 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 Barzi. E lo
diciamolo, cioè, partita, una buona partita, un'ottima, anzi, ottima difensivamente, a parte qualche costruito di troppo per capire anche più c'entra il sistema del gioco. Però ha fatto il suo, ancora su, non so, Jimmy Fellow. Ah, prima ha fatto Martial, però poteva fare di più. Uccidetemi, cioè, oh, parli però, parli abbiamo male. Finito, grazie del suo tempo. Insieme, vicino, ha fatto un'altra partita, ha fatto dei buoni numeri, però poteva fare di più. La squadra Wolfsburg ha trovato un accordo con l'acquisto. Beh, qua c'è Kubacki che fa un gol in volo, ragazzi. Cioè, di cosa stiamo parlando? Ma di cosa stiamo parlando? Gudrich c'è sempre una partita col Torino. Va. Di Linare, la compagna di Wolfsburg ha versato 150.000 euro alla fazione Roma per il trentenne. Ma comunque, non messaggio una mandrata, mi piace dire, oh, mi sono dire che sono un po' provato per la voce del circolo. Ma sei titolare, le giochi così tutte, una volta che non gioca già si lamenta. Mamma mia. E se per Duranville, salutamelo. Poi c'è squadra scontata, va bene, anche non giocare, no, sinceramente. Allenamento, ragazzi, facciamo entrare con il Lazio. Con Lazio, così finiamo questo mese così. Albert Fremiglio in campo, pure nella Serie A. Olè, per San Germain, quello di destra di formazione da Stoneville, e chi se ne frega. Poi la formazione fuori prima, non fa più vedere. Eccola qui, Albert Ranieri e basta. Tanta Lazio, tanto Bologna, devo dire. Complimenti a queste due squadre. E la classifica, giusto vedere. Siamo a 50 punti. 15 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta. 67 gol fatti, 26 subiti. Un po' troppi. Però anche da me abbiamo preso 27, quindi almeno ci consigliamo un po'. Lazio 12 e l'Inter 18. Non sono proprio raggiungibili per noi. Ma abbiamo l'Inter Juve a 43, Roma a 42, 39 Milan, Bergamo Calcio, 38 Lazio, 5 Napoli, insomma, non sta andando male. Peccato della Coppa Italia, peccato che sono stati eliminati per un gol in overtime del recupero, l'overtime del recupero dell'overtime. Non so, so che roba anche a me, però va bene. Comunque, 4-2-3-1 per la Lazio, con Dia che gioca titolare, secondo loro. Vesino è stanco, vediamo come gioca questo lascio. Allenamento, vabbè, cioè, un po' come a volte fare la squadra, poi cambiano un poco, tu vedi qualcosa, ma senti un altro, può cambiare la parte squadra. Questa è la nostra Fiorentina, squadra titolare ancora oggi, ma voglio portarmi, allora, posto di Cagliode, Doiger che voglio provarlo di più, Kubacki a posto di Pongradic, voglio vederlo meglio, secondo gioco è zero lì, cioè nessuno, a posto di Malagon. Va bene ragazzi, squadra titolare, vediamo se questa squadra saprà trovare di nuovo un po' di forma, un po' di sostanza. Padroni di casa che si presentano con la miglior difesa del campionato, vedremo come se la caveranno di fronte a quello che ad oggi è il miglior attacco del torneo. Sembra una meta stampata, sembra arrabbiato. Rimanete con noi amici da casa, è una grande sfida questa. Pochi attimi ancora prima Lazio, di dare il via a questo match, di oggi, si ragazzi, una sfida a distanza anche sulle tribune. Vi do il benvenuto con me come sempre per il commento tecnico Daniele Adani. Questo uomo indica un minuto di recupero. Mattia Zaccagni. Oh, occhio, vabbè, questo stoppa col pallone che intervane. Oh, quanto sessimo e quanto dura. Oh, non mi fischi l'arbitro. Beh, questo affronto della difficoltà. La mette in mezzo. Il recupero eterno per loro. Arriva il segnale di chiusura alle prime 45 con le squadre che vanno a riposo. Entrando. Non ha lasciato la abbiamo Zaccagni. Mamma mia. Questi capelli che c'ha pure. Lo faccio però nuovamente la sua. Comincia la seconda frazione, vi ricordo. Siamo sullo 0-0. Grazie. Vi dico, siamo 0-0. Zaccagni. Anche finta. Cerca di saltare il portiere. Di corpo. Efficace l'intervento. Pallone in rete, gol bellissimo. Una mezza volée fra i più belli in assoluto di questa stagione. Un'azione bellissima. Con dov'è replay? Sempre replay, hanno preso da ora. Bellissimo gol. Sì, replay, va bene. Cioè, qua è il buon Castellanos che numero ha fatto questo? Hop! Cioè, col sinistro da poter dire il destro e poi si doveva tirare. Ammazzo, Messi, Ronaldo. Adoro. Si ricomincia con la Fiorentina sotto di un gol per la rete appena subita. Con il numero 10, Albert
Isai. Zaccagni. Rientrerà Mancia. Tentami al dripping e c'è Provella. E c'è il gol. Si portano a più due con questa rete. 2-0. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Grande, col pallone sopra tutti. Poi si chiudono bene e non sono grande personalità per creare un po' di spazio. Grandi i nostri. Un minuto di recupero. Kwame. Non c'è più tempo, non può essere peggio di questo palazzo. Dura perché davvero c'è un anch'io devo difensivamente. Quadra meno brillante del difesa, sciolto, l'ho fatto perché loro, ci sta di perdere. La sensazione però che ho avuto io è che la e poi offensivamente l'ha fatto con l'atteggiamento così sbagliato. Che la portata al gol con il singolo che ha fatto il numero. Non è che nello Maddina peggia, Roma peggia, ma non è che non penso di altri ritorno erano già giocato. Ringraziamo il mister per aver accettato di rispondere ad alcune domande. Oh no, ci tirano. Va bene, consiglio da me. Ora c'è che dire da me. Vabbè, vedete come ci già ci... Tu hai sbagliato, visto? Maledetto c'è. Consiglio da neri. Vabbè. Grazie di nuovo per aver risposto. Che manzo, perché questi questo laggio di motivazione poi cambia? Offerta per Dodò. 19.6. Ma io prima non voglio vendere nessuno i dollari, diciamo. Lo lasciate qui. Non è da di Conte? Ok. Mettiamo che è Antonio Conte che mi aveva scritto. Comunque, ragazzi, episodio un poco maluccio, ma abbiamo fatto una vittoria e due sconfitte. Con l'eliminazione in Coppa Italia, in campionato siamo ancora però con un buon vantaggio di 4 punti sull'Inter, però questa partita ci ha aperto un po' gli occhi che non sappiamo se riusciamo a resistere, perché a seconda è un po' data al limite, e abbiamo un febbre che avremo Genoa, Lombardia, lì a sinistra, e poi abbiamo chi abbiamo dopo, e il Como. 3 partite in cui una col difficile con l'Inter, 2 di mia difficoltà, che però magari possono aiutarci in qualche modo. La scuola sembra, non dico stanca, ma molto strana. Che faccia Cataldi? Con una scherza che attacca in prestito. La scuola che mi sta un po' cadendo. Gudunshum non ha sentito più tanto. Gordo di nuovo è sparito. E quando sparisce lui, cioè, ha fatto cazzone buona, ma poi è sparito. E quando sparisce lui, la squadra un po' ne risente, perché appunto non giochi in 11, ma giochi in 10. E lì insomma è molto importante per giocare, per creare superiorità numerica in attacco. Poi gli altri pensivamente ha fatto qualche errorino, così che un po' si devono cercare di evitare. Ma ragazzi, questo è quanto. Finisce qui l'episodio. Io spero che il video vi sia piaciuto. In caso vi lascio un like, a commentare, di la vostra. In caso avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, c'è notifiche dove mi usciranno. Seguite i social come Facebook, Discord, Instagram e TikTok, così restate di più sul lavoro, con degli altri contenuti, contenuti in effetti e partecipazione attiva. Vedete il canale community, fare sondaggi, richieste, discussioni. In tutto c'è la possibilità di abbonarsi da YouTube, apparare il maggior panel, su vettili vantaggi, qui beh, c'è oggi video che potete vedere prima, che siete dedicati ad abbonati e quant'altro, c'è la possibilità di abbonarsi da Twitch con Twitch Prime, quindi dovete seguirmi e dovete supportare il mio lavoro. Noi ci vediamo in un prossimo episodio, prossimi terri. Passo e chiudo.